Ciao ragazze e benvenute nel mio Make Up Pozzo canale. Oggi vi voglio parlare finalmente, dopo averli provati praticamente quasi un mese intero, i prodotti della Royal Femme che mi hanno inviato, cioè la nuova collezione autunno-inverno 2012 Style Infusion. Allora, partiamo subito perché i prodottini sono tanti e voglio dirvi dettagliatamente che cosa ne penso e come mi sono trovata. Innanzitutto voglio ringraziare, scusate piccola parentesi, l'azienda Royal Femme per avermi mandato questi prodotti da testare. Devo dire che questa collezione mi è piaciuta particolarmente. Faccio un piccolo assaggino, poi capirete anche perché dal prodotto dettagliato. Perché sono tutti prodotti con toni naturali e come sapete in tante, per chi mi segue sempre, sa che io adoro i toni naturali. Quindi come non potevo non provare questa collezione. E il primo prodotto che ho provato e che dopo aver aperto la scatola mi è venuto subito la curiosità di provare è un prodotto che io amo. E per chi appunto mi segue sa che io vado pazza per i gloss e quindi da un gloss io mi aspetto tantissimo, mi aspetto che duri, che sia morbido, che idrati e che soprattutto non abbia una profumazione aggressiva in modo da farmelo disgustare, quindi non farmelo usare. E questa collezione della Royal Femme ha tre gloss sui toni nude, dal più chiaro al più scuro. Il primo è lo 01, che è questo colore qui, che è, adesso c'ho la luce pessima, è una luce bruttissima, ed è un tono nude sul rosato con qualche sbrilluccichino. Molto molto carino. Allora, il numero 1 è questo, spero che si veda bene, la luce purtroppo non favorisce. Lo 02 è sul nude, però sono sempre toni nude. Beh, è un nude sul beige chiaro. E il terzo è un nude prevalentemente scuro. E quindi i tre toni nude che troverete in questa collezione sono questi, da un tono più rosato al tono più marroncino e più scuro. Allora, devo dire che innanzitutto l'applicatore, scusate, è l'applicatore a spugnetta, quello curvo, quello fatto in questo modo, che permette un'applicazione del gloss anche in più i punti più piccoli. Devo dire che questo gloss mi ha veramente sorpreso, come quello della collezione precedente, che era la Floral Explosion, una cosa del genere, non me la ricordo benissimo come nome. Mi ha sorpreso, innanzitutto la profumazione non è aggressiva, ha una profumazione veramente dolce, che non dà fastidio e che non te lo fa disgustare. La profumazione mi piace veramente tantissimo, è veramente molto molto buona. La texture è veramente molto sottile, è morbida, è idratante ed è cremosa. È quella cremosità che però non finisce nelle pieghette delle labbra e ti visualizza tutti i difetti delle labbra. Anzi, le idrata ed è la cosa che mi piace di più, perché voi sapete che io sono una malata del burro cacao e quindi non posso stare neanche 10 minuti con le labbra secche perché non ci riesco, mi dà fastidissimo. Infatti cammino sempre con un burro cacao, almeno nella pochette del lavoro e anche nella borsa, quindi ne ho due, quindi, e soprattutto nella mia make up collection ne ho tantissimi nuovi, e quindi ed è la cosa che mi preme di più in un burro cacao, che sia in un lip gloss, che sia idratante e che non mi lasci le labbra secche, perché sennò poi io non riesco ad usarlo come lip gloss. E devo dire che questi sono veramente ottimi.
Altra cosa che mi ha sorpresa e mi è piaciuta tantissimo in questi lip gloss è la pigmentazione. Come vedete, ha una pigmentazione veramente pazzesca per essere dei lip gloss sui toni nude. E sulle labbra, una volta che comunque avete bevuto, avete mangiato, il colore del gloss che scegliete comunque si vede in trasparenza, in rilievo sulle vostre labbra. Ed è una cosa che mi piace tantissimo e che fa sì che io possa promuovere questi lip gloss e che possa consigliarveli. Hanno un quantitativo di 4,5 ml per una scadenza dall'apertura di 24 mesi. Gloss promossissimi, veramente promossi, promossi, promossi. Passiamo a altri due prodotti che mi hanno, senza far cadere nulla, me li sono dimenticati di tirarli fuori, che dopo il lip gloss ho voluto provare subito, sono i due rossetti. Il primo è della collezione Glamour FM, che è la linea Glamour FM, ed è il 720, ed è il nome non me lo ricordo. Nemmeno me lo ricordo, perdonatemi. Ed è questo rosso. È un rosso veramente carico. Infatti non è proprio il mio tono, io non li uso molto. Però lo trovo veramente molto cremoso. L'ho usato, io però non lo uso come molte proprio sullo stick. Io ne prendo un pochino col pennello o col dito e lo applico a picchiettare sulle labbra perché non mi piace in un rosso il colore pieno. Io voglio dargli un velo leggero sulle labbra in modo che non me lo faccia star male, non mi appesantisca troppo il viso. Hanno una texture veramente cremosa, veramente 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 cremosa. E mi piace perché non si infila, anche questo non si infila nelle rughette delle labbra. E soprattutto le idrata, è veramente bello, anche come rosso è veramente bello, veramente veramente bello, mi piace tanto. Poi fa questo effetto molto luminoso sulle labbra, è bello, mi piace, bello, promosso. Avrò detto bello, promosso veramente una migliaiettina di volte, ma voi non vi preoccupate. Invece il secondo rossetto che io amo e che mi è piaciuto di più tra i due, anche per la colorazione, ma soprattutto per la sua texture e la sua durata, è della linea Totally Lipstick. Ed è io mi ricordo il nome di questo rossetto, dovrebbe essere questo, è il 172 Romantic Rose, perché è proprio il colore che adoro, ed è questo bellissimo rosa. La particolarità di questo rossetto è che ha una profumazione di rose, è fantastica, mi ricorda tantissimo un burro cacao che aveva mia cugina quando ero piccola. Aveva questo odore fragrante di rose, questo buonissimo profumo di rose che mi fa adorare questo glow, questo rossetto. Ma non soltanto per la profumazione, ma anche per la texture e la durata. È un rossetto sheer, quindi sulle labbra potrebbe anche sembrarvi quasi un lucido, però devo dire che dura. Ha questa pigmentazione veramente pazzesca che fa sì che una volta che voi abbiate bevuto, mangiato, fumato, qualsiasi cosa, il colore vi rimane sulle labbra. E mi piace veramente tantissimo perché io lo metto ogni tanto a lavoro, non posso metterlo chissà che cosa. Quindi lo metto magari prima di scendere, lo metto in bagno e poi vado giù. E devo dire che quando torno su per andare in bagno io ce l'ho ancora e mi piace veramente tantissimo. Quindi li promuovo. Poi un altro prodotto che ho provato dopo i rossetti sono stati i mascara.
Mi hanno inviato lo 01 Black dell'Enchanting Curl Mascara e sempre della stessa linea, Enchanting Curl Mascara, il blu. Il blu e il black. Il nero e il blu. Ho provato per prima il blu. Ha un quantitativo di 10 ml con una scadenza di 6 mesi. È un 6 o un 8? Un 6. Ero curiosa di sapere se era veramente un mascara che colorava le ciglia, quindi non era uno di quei soliti mascara che illudono e che quindi il color blu non si vede. Innanzitutto vi faccio vedere l'applicatore. È un applicatore che permette, innanzitutto magari si vede già dalla luce il colore, è un colore blu veramente bello. E si vede, nonostante a me il blu non stia bene, questo è un blu notte veramente bello bello bello. L'applicatore appunto permette di incurvare, separare le ciglia e allungarle. La cosa che mi piace di questo mascara è che appunto le separa e le allunga benissimo per un effetto look, per un look naturale, fantastico. Quindi io lo metto. Contate che io l'ho messo anche a lavoro, quindi dato che comunque io devo avere un look naturale e non un look troppo estroso, perché sennò anche davanti a tantissima gente e devono vedere non una che sembra una pazza uscita da un manicomio che si è truccata così la mattina come capitava, una ragazza che almeno abbia dei toni naturali, dei toni, un look carino, un po' posato. E devo dire che questo mascara non ha fatto per niente un look volgare, un look troppo brutto. Mi piace, anzi, mi piace perché allunga, separa e incurva benissimo, veramente veramente bello. La cosa bella è che il colore blu in effetti si vede. Si vede il tono blu. Poi infatti quando sono tornata la sera ho detto: ma si sarà visto? Perché non ho avuto l'occasione di guardarmi allo specchio, molto lì devo fare tutto di fretta, a lavoro, lavarmi le mani, andare in bagno, tutto di fretta, bisogna sempre correre, soprattutto adesso che tra un po' è Natale. Ho guardato allo specchio e ho detto: oh cavoli, si vede? Sì, è proprio bello e devo dire che mi piace. Non pensavo potesse star bene perché appunto io gli occhi azzurri e tono su tono non va proprio bene, però devo dire che è carino, anche magari applicato leggermente sulla punta delle ciglia, è veramente carino e mi piace tantissimo. Stessa cosa per quello nero, ha lo stesso effetto ed è fantastico. L'applicatore è lo stesso e lo trovo veramente ottimo. Un ottimo mascara da tutti i giorni, da provare. Poi, altri prodotti che ho provato subito è stata la matita. Le matite che sono queste due, una è la 02 che è un grigio e l'altra è un verde che è la numero 01. Sono le matite classiche così e le volevo provare perché ormai sono abituata a provare le automatiche, quindi quelle che non si temperano, ma quelle che appena giri esce la automatica. Mi è caduta la matita, vai. Ok, scusate. Quindi ero curiosa di poterle provare perché tutte le matite che ho così o erano troppo dure o erano troppo cremose. Queste invece hanno una cremosità che fa sì che uno non ti faccia sembrare un panda e due che scriva e duri all'interno dell'occhio. Vi faccio vedere anche la scrivenza, cioè, ha una scrivenza veramente pazzesca per essere una matita. Io non ho neanche calcato. Questa non si apre. Santo cielo. Questa non si apre. Ce la faccio. Ecco, ce l'ho fatta. Si era incastrata. E questa la mettiamo qui. Cioè, questa è tutta la scrivenza che hanno queste matite. Ed è una scrivenza veramente bella. Le ho usate anche perché ho visto il video di Miss Creamy Creamy in cui faceva vedere la pencil technique che usa molto Regina in Neverland, che io seguo tantissimo perché è una ragazza bravissima. Io rimango
veramente con la bocca aperta quando vedo i suoi video perché, cavoli, non riuscirò ad fare un trucco del genere neanche tra 1000 anni. E ci ho provato e devo dire che queste matite sono veramente morbide e permettono di essere sfumate veramente in modo semplice. Io ho usato tra l'altro lo sfumino per evitare di prendere tutte le matite. Uno sfumino, io ho utilizzato lo sfumino che è dietro le matite della Kiko ed è veramente ottimo. Come vedete, cioè, si sfuma fantasticamente, veramente, veramente bella. Che fa sì anche per poterlo usare per uno smoky, quindi sono perfette e ottime, promosse. Altro prodotto che mi è piaciuto perché non avevo una cosa del genere, almeno un colore del genere, è il blush. Questo è lo 038, sì, lo 038, 035, scusate, controllo, lo 035 ed è un quantitativo di 4 grammi con una scadenza di 24 mesi. Il packaging è questo packaging classico nero. E appena aperto, questo è il prodotto. C'ha il suo pennellino all'interno, che è un pennellino angolato che non è da disprezzare, anzi, è un pennellino veramente morbido e non è di quelli da buttare via questo, anzi, sono rimasta veramente sorpresa perché è morbido, veramente morbido, bello, ma credo che comunque io lo utilizzo più che altro per illuminante, per magari illuminare questa parte qui, questa parte qui, questa parte qui, questa parte qui e qui. E magari anche qui su per far vedere un po' le sopracciglia, per visualizzare meglio i miei tratti del viso. Il colore è questo, un bel rosa molto naturale, ed è questo colore qui, è veramente un tono fantastico, dà alle guance un tono naturale e fresco, non volgare, appunto perché è un tono rosato antico, naturalissimo, e che si vede, nonostante sia un tono naturale, si vede sulle guance e quindi ti dà quell'aria bella, pimpante, naturale. Bello, 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 mi è piaciuto veramente tanto e devo dire anche la durata è ottima. Sono contenta più che altro perché non avevo un blush di questo tipo e sinceramente stavo un po' alla larga da colori del genere perché ho detto ma sulle guance tante non si vede, cioè è un tono naturale, cosa vuoi che si veda? Invece cavoli, mi sono ricreduta, è veramente ottimo e sono rimasta ancora più sorpresa dal pennellino perché io ve lo farei provare. Inviterei una ad una le ragazze che mi seguono in questa istante per provare questo pennellino, cioè è morbidissimo, io sono rimasta a bocca aperta. Ottima la cosa e si apprezza anche lo sforzo di poter fare un pennellino morbido che non sia da buttare, almeno è utilizzabile. Ringrazio la Royal FM per aver fatto finalmente un pennellino che si possa utilizzare. Adesso gradirei inserirlo bene. E comunque il colore è fantastico, ottimo anche da utilizzare come ombretto. Io l'ho utilizzato per fare un look con questo tono, cioè il blush questo, e ho utilizzato, che non ricordo, ho utilizzato, dove sono andato a finire? Eccola. Ho utilizzato appunto con la tecnica della Pencil Technique questa matita qui. È la mia compagna di viaggio, questa con questa qui, che è anche un marrone, che ormai sono entrambi, almeno quella automatica è allo stremo, la sto sostituendo con quella della Maybelline. E devo dire che, beh, io sto ancora provando, comunque mi è piaciuta come mi è riuscito il trucco. Ed è un trucco che comunque voglio provare a fare ancora anche in estate, perché è un colore veramente bello e mi piace, quindi promosso. Ottimo. Anzi, devo andare a guardare anche gli altri colori di questi blush. E adesso sono in fissa un po' con i blush. Vi do le spalle un attimino perché sto
Sapete che sono una maniaca compulsiva dell'ordine, quindi appena finisco di dire una cosa devo subito mettere a posto. Poi altri due prodotti che ho provato sono i due ombretti, che sono i Double Eyeshadow, nella colorazione 144 e 143. I nomi non me li ricordo, ma comunque ho appena pubblicato il post. Dipende da quando metterò questo video, cioè oggi è 21. Oggi 21, io ho appena pubblicato il post recensione della review di questi prodotti della collezione. Quindi, se volete andare a vedere meglio le foto, e il mio fotografo personale è stato il mio ragazzo che è veramente bravo a fare le foto, anzi, farò fare tutte le foto dei prodotti che devo recensire a lui, così sono sicura che vengono bene. Quindi sono foto e tutto in minimi dettagli, anche i nomi. Il primo che vi faccio vedere, ed è quindi il 143, ed è il tono verde oro. Appena ho visto questo duo di ombretti, ho pensato al Natale. Ho detto: questo è perfetto per il Natale. Cioè, un trucco con questi toni voglio provarci a fare per Natale. E poi, sinceramente, con questi toni, sinceramente, volevo provare a replicare il trucco che la Royal Femme proponeva con la collezione di questi due ombretti. Vi lascio il link sempre del blog qui sotto per andare a vedere le foto dei due look che proponevano con questi prodotti. Vi lascio direttamente il link perché starò a cercare poi per voi, cioè state a impazzire pure andare a cercare il link diretto all'articolo. Ve lo lascio qui sotto così magari mi fate sapere se vi possa interessare. Ci voglio provare perché sono due toni veramente belli, sono pigmentati. Morbidi, cioè guardate quest'oro quanto è bello. È bellissimo, io lo amo. Cioè, guarda qui. È veramente bella. Se sentite voci sotto, non vi preoccupate, è mia suocera. Bene, comunque stavo dicendo, l'oro è magnifico, il verde è una cosa pazzesca. Dai, contate che l'ho fatto piano. Questa è una passata, neanche passata, una cavolata. Ed è sfumato, è bellissimo, mi piace veramente tanto. Cioè, non è polveroso, l'ho rovinato. Faccio vedere, gli ho dato una bella unghiata. Sono una babba. Ho fatto il mio primo danno. Un applauso per Erika. Yeah! Aspetta che lo spolvero. Ecco. Lo pulisco perché ho fatto il mio primo danno con le unghie. Ok. Bene. Finito. Devo dire che è un pelino polveroso, però comunque vabbè, sappiamo che un po' tutti gli ombretti sono polverosi. A me non mi interessa se è polveroso o no, a me interessa che sugli occhi duri. E questo ha una buona durata, mi piace veramente, ha una buona durata e soprattutto il colore che mi piace di più è l'oro. È ottimo l'oro, veramente bellissimo. Il secondo duo che vi faccio vedere è il 144. Ed è questo tono, sempre un verde e questo grigino chiaro. Questo l'ho usato tantissimo, suppongo si possa vedere. L'ho utilizzato tantissimo la mattina per andare a lavorare, un tono così con un marrone veramente bello. Non si vede tantissimo perché è un colore veramente chiaro. Questo verde rispetto all'altro scrive di più. Il tono non si vede moltissimo, purtroppo, perché è un bellissimo tono, è un naturale ed è un tono bellissimo. Veramente molto molto bello. Ah, il packaging è identico a quello del blush, che ha un quantitativo di 2,3 grammi, ha l'applicatore che io non ho ancora usato ed ha pure lo specchietto carino.
Vi faccio vedere la scrivenza di questi due, ovviamente quello chiaro non si vede neanche. Questo è il verde. Tutti i colori possibili da abbinare con gli altri prodotti, quindi alle matite, perché comunque hanno la stessa colorazione. Sono rimasta comunque soddisfatta. Oddio, è un po' polveroso, però comunque voglio dire, non è polverosissimo. A me non mi interessa se è polveroso o no, cioè a me basta che duri sugli occhi. Vi faccio vedere che ho tolto il rossetto. Qua non si toglie nulla, sono tutti a non lunga durata, ultra durata. Guardate qui, cioè mi è rimasto l'alone del rossetto. Quello delle matite è addirittura quello dell'ombretto. Sono prodotti che mi piacciono veramente tantissimo. Ottimi anche i ombretti, buoni anche gli ombretti, nonostante siano un po' polverosi. E qualche verde non scrive bene come l'altro, però comunque alla fine sono buoni i prodotti. Altri prodotti che comunque mi sono piaciuti sono i smalti, sono questi tre colori. Un naturale, quindi un rosa al 190, un pescato al 189 con pescato, saluto la mia cara amica Laura, Evolution Makeup. Te lo faccio provare, te lo giuro. Che noi siamo, io ho attaccato la mania per i pescati, quindi questo è dedicato a lei. Li ho provati tutti e tre, ma principalmente ho usato tantissimo questo e credo di averne ancora un residuo. E questo spero si veda, ma non si vede molto. Questo qui non si vede tantissimo. Allora, l'ho applicato. Io odio degli smalti che non si asciugano in fretta. L'ho applicato in un secondo, era asciuttissimo, cioè io ho fatto così ed era asciutto, sono rimasta sorpresissima. Mi è durato con due passate, ho fatto il colore pieno. È durato 3 giorni/4 senza sbeccarsi, quindi sono rimasta sorpresissima. Il colore è bello e mi piace veramente tantissimo. È un prodotto che mi ha fatto veramente felice, soprattutto per l'asciugatura, veramente molto bello. E contate che l'ho provato senza top coat. Adesso voglio proprio vedere, non ho avuto il tempo di provarlo col top coat, anche perché non ho più il top coat perché mi è finito, quindi non ho avuto la possibilità. L'avrei provato molto volentieri, anche perché ci ho messo un mese per fare sta recensione, figurati se non ci mettevo qualche giorno in più, qualche settimana in più per poterlo provare col top coat. Però comunque mi è piaciuto veramente tantissimo e soprattutto io ho visto che ci sono smalti che appena fai così, cioè se ne va via, è incredibile, se ne va via. Questo non va via appena faccio così. È pazzesco. È bello, mi piace veramente tanto, quindi promossissimi, ultra promossi. Infine, credo di aver detto tutto. Spero di essere stata chiara nel spiegare alcune cose, ma come sapete io mi impappino sempre tantissimo. Quindi se non avete capito qualcosa, fatemelo sapere perché anch'io molte volte non capisco quello che dico. Almeno parlo troppo velocemente. Quindi ultimamente tendo ad essere logorroica, me ne sono accorta adesso che nei video io sono logorroica, mentre nella vita privata io non sono logorroica perché preferisco non parlare. Mi piace molto il silenzio, molto tranquillo. Vabbè, dopo questo piccolo spazietto in cui non c'entrava nulla quello che stavo dicendo, fatemi sapere se volete qualche dettaglio in più, se anche voi avete provato questi prodotti, come vi siete trovate? Perché sapere anche il vostro parere mi fa piacere e mi piace, perché mi piace confrontarmi con chi mi segue e con chi io seguo. E niente, se volete comunque andare a dare una sbirciatina al mio blog, vi lascio il link qui sotto nell'info box, mentre qui su c'è il tastino per iscriversi. Se vi fa piacere iscrivetevi, se no fa niente.
Vi auguro comunque buone feste, anche perché non so quando caricherò questo video e se ne farò altri. Suppongo che adesso comunque un altro lo faccio ed è un video haul. L'ho fatto un piccolo acquistino, vi faccio vedere se volete guardarlo. Seguitemi, se no non importa. Ci vediamo nei prossimi video. L'importanza è che passate un Natale felice con la vostra famiglia e perché no, anche con tanti regali, però l'importanza è stare con la propria famiglia. Quindi vi mando un enorme bacione e tanti auguri. Ciao ragazze!